Di fronte alla tortuosità della composizione, il gnocchio si fa debole, vinto dal movimento di quelle linee in realtà così immobili. Vogliamo presentare così la figura di Marina Pollonio, un'artista di origini friulane che si forma a Venezia e una delle figure più rappresentative dell'arte ottico-cinetica italiana. Ecco, come ti vengono queste idee, capito? Io mi metto di notte e penso, e riesco a pensare anche a livello matematico queste cose. Dico, ah, questa che gira così. È l'idea, cioè questa a un certo punto diventa un astro che viene, si alza, no? Sì. Dal fondo bianco, vedi che si alza e si contorce. Sì. Sì. È arrivare a pensare delle cose così. Marina Pollonio è innanzitutto artista, una donna indipendente, sognatrice, che ancora oggi pare si sorprenda delle potenzialità del suo lavoro, ecco, e della sua ricerca artistica. Con poco, tanto, dare delle sensazioni forti, è molto più difficile che non mettere tante cose, capito? Qui metti, fai segni, fai a casaccio, poi anche cose che, gradevolissime, però poi devi pensare che qui è solo matematica. Le tre caratteristiche fondamentali della ricerca di Marina Pollonio sono logica, rigore e matematica, in quanto ogni elemento, ogni punto, ogni linea e soprattutto ogni spazio che compone le opere di Marina Pollonio non sono mai lasciati al caso, ma bensì utili a dare la percezione di un corpo che di per sé è immobile, ma che permette di restituire all'osservatore il movimento, la sensazione di movimento. Ci impiegavo un mese, cioè quella è una cosa vecchia, mettevo tutto lo scotch sopra, poi facevo i punti, disegno, eccetera, compasso con taglierina e incidevo questo scotch, poi spellicolavo e dopo veniva spruzzato. La prima opera che abbiamo potuto conoscere di Marina Pollonio è Rilievo 505, proprio qua nella collezione Peggy Guggenheim di Venezia. E, a nostro parere è un'opera estremamente interessante ed ipnotica, poiché racchiude in sé il carattere bidimensionale della pittura e quello tridimensionale della scultura. Infatti essa è formata da una base in masonite, tinta di un bel verde brillante, su cui posano delle lingue metalliche argentate, curvate su se stesse, che formano una superficie. Non c'è un puntino che non abbia una motivazione. Quello che non ha motivazioni, che non funziona, viene scartato. Possiamo considerarla probabilmente rigida e fredda, perché appunto nulla, abbiamo detto, è dato al caso e soprattutto non c'è alcuno spazio per l'errore, che a detta di Marina era inconcepibile, non era contemplabile, non doveva assolutamente esistere. Però la gente gli piace invece che sia fatta a mano, che si veda l'imperfezione. Ah! L'arte di Marina Pollonio è anche estremamente onesta, è limpida, forse esattamente come la persona di Marina Pollonio, ecco, che per tutta la durata dell'incontro e probabilmente per tutta la durata della sua stessa vita si è presentata agli altri senza filtri, raccontandosi a cuore aperto, parlando di se stessa in maniera appunto molto onesta. Qualche volta mi è capitato di così deviare un po'. Allora, qualcuno che guardava, ah, che bella questa cosa! Ma dico, così la tengo nascosta, perché no, no. È Non va come una bene. cosa sì che non va bene. Ecco.